Ciao a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti o bentornati su questo canale. Io sono Shani e sicuramente vi ricorderete di me, anche se sono sparita per 2 settimane e mi scuso per questo, lo so. Sono sparita, lo so, vi ho lasciato orfani di video per 2 settimane, ma dovete comprendermi un po' perché ho voluto staccare proprio da tutto, da tutto, da tutto, da Instagram, da YouTube, da tutto. Però oggi riniziamo con un altro video, è un video speciale, un video che ci tengo a fare e che faccio anche in collaborazione con questa persona speciale. Infatti anche lei pubblicherà il video gemello al mio sul suo canale. Sto parlando, vediamo se indovinate di chi. Avete sicuramente indovinato perché sto parlando di Marina del canale Rasumashka Beauty. Vi lascio il suo canale qui nelle schede e vi lascio anche il suo video gemello al mio nell'info box e anche qui successivamente nelle schede. Di cosa parlo oggi a parte di Marina? Voglio parlarvi del nostro incontro a Modena. È stato un incontro assolutamente voluto, è stata una tappa che ho voluto fare extra, oltre al fatto che sono andata in Sicilia comunque in vacanza. È una tappa che ho voluto fare appunto per incontrarla, perché secondo me dovevamo un po' concretizzare la nostra amicizia, quello che avevamo costruito durante questi mesi ed è stata una cosa bellissima. Vi dico già che ci sono dei video, c'è solamente una foto perché veramente ho voluto godermi il momento, non ho voluto fare più di tanto, comunque ve li lascerò tutti di seguito e alla fine vi farò vedere i prodotti che mi ha portato Marina perché è stata molto gentile a portarmi queste cosine e ve le voglio mostrare. Comunque, prima di guardare i video, vi voglio parlare di questa bellissima persona, perché secondo me è necessario comunque fare una piccola introduzione per chi non la conoscesse, per chi la conosce già comunque, ha un po' un'idea della persona che è Marina. Marina si è mostrata in questo incontro esattamente per quella che è, ovvero la persona vera, la persona pratica, la persona autoironica, la persona gentile e di gran cuore che è, una persona generosa, una persona che ti dà il cuore e che riesce a metterti a tuo agio. Non me l'aspettavo diversa da così, l'ho assolutamente ritrovata così com'è, sia nei messaggi sia nei video, quindi non aspettatevi una persona diversa, come a volte succede con le persone che magari si sentono, si conoscono su internet. Non so se lo sapete, ma noi ci siamo conosciute su YouTube e lei mi ha scoperta grazie a un video di Veralab, quindi grazie Veralab per avermi fatto scoprire questa persona così bella. E niente, da quel momento abbiamo iniziato a seguirci e la nostra conoscenza si è trasformata in un'amicizia. Ci sentiamo molte volte al giorno, quasi tutti i giorni, quindi è proprio una cosa vera a tutti gli effetti, ci sentiamo in privato ed è proprio bello quando si riesce ad avere un'amicizia così vera. Mi potrete dire, ok, magari sono i primi tempi, poi cambia un po' la cosa. Io non la penso così, io penso che già quando un'amicizia è vera si intuisce già da subito. E la cosa che secondo me deve essere chiara è che in un'amicizia ci deve essere rispetto, ci deve essere anche la sincerità e ci deve essere anche fiducia. E queste 3 cose io le ho riposte in Marina. Le prime cose che le ho detto è che comunque mi piaceva il suo fatto di essere schietta, di essere una persona che ti dice quello che pensa e anch'io sono una persona del genere, anche se non sembra che magari in video io sia una persona molto schietta, una persona molto diretta. Però vi posso assicurare che è così. Oltre a questo, è una persona molto gentile, è una persona che veramente ti dà il cuore e si vede. È una persona che magari rispetto a un'amicizia passata, a qualcosa che ha vissuto nel passato, adesso sta un po' più attenta, però se capisce che sei la persona giusta, allora ti dà tutto il cuore.
Quello che ho percepito dal fatto di averla conosciuta, ma anche nei messaggi, è che Marina è una di quelle persone che fatica a dirti come sta lei, se magari ha avuto una giornata un po' cattiva, magari non ti racconta il perché, perché le interessa molto di più come stai tu. E quindi è una di quelle persone che veramente a volte mette in secondo piano se stessa, secondo me, rispetto agli altri. O perché magari non lo vuole dire come sta, quello che le succede, magari lo vuole tenere per sé, oppure perché veramente le interessa moltissimo come stai tu. E quando ti può aiutare, ti aiuta. È una persona che assolutamente ti dà tutto l'aiuto di cui hai bisogno. Quello che ho notato anche da Marina è che è una persona molto umile, cosa che al giorno d'oggi è difficile da trovare, l'umiltà veramente. E mi ha stupita, è una persona che mi ha colpito, che mi ha dato modo veramente di fidarmi di lei e quindi non lo so, sono super felice di questa cosa perché veramente un pochino nell'amicizia avevo smesso di crederci, non lo so, però io sono fiduciosa che la nostra amicizia durerà a lungo e spero che sia così, veramente, lo spero perché è una persona adulta, una persona veramente pratica, sincera, e queste sono le cose che io ricerco in un'amicizia. La ringrazio tantissimo per essersi resa disponibile, perché non è stato facile, ovviamente, e, anzi, sono veramente, veramente grata. Ti ringrazio tantissimo, sei stata super gentile e niente, non ho altre parole perché secondo me la persona che è Marina si percepisce già dal video e quindi spero di aver detto tutto, perché a volte mi dimentico sempre qualcosa, però spero di aver detto tutto. E adesso, dopo questa lunghissima introduzione, vi lascio ai mini video che abbiamo girato a Modena. Siamo state un po' da Sephora, un po' da Pinalli, però da Pinalli non ci hanno fatto girare i video. Siamo state anche alla Feltrinelli, abbiamo fatto un giretto così, mi ha fatto vedere anche Modena, per quel poco che abbiamo visto, perché comunque siamo state più che altro in centro. E poi ci vediamo dopo per farvi vedere cosa mi ha portato. Quindi a dopo. Ciao ragazzi! Ciao! Oggi siamo qua insieme. Che emozione vederci a Modena. Finalmente. Finalmente, davvero. Sono tanto contenti di vederci io e la Karen. Adesso siamo entrati da Sephora e vediamo quali novità ci sono, così ne parliamo un po' delle nostre cosine. Sì, vediamo, vediamo. Che la Karen ne sa una più del diavolo su make-up, quindi voglio imparare, voglio imparare. Ovviamente li portiamo con noi. Qua abbiamo il burro struccante, fa vedere. E tu lo usi sempre? Sì, lo utilizzavo di più prima, ma adesso mi sono spostata su altri. Per quel discorso della plastica. Ah, dai, infatti consiglio quello di Inkylist, vero? Quello lo voglio provare. Adesso lo proviamo. Proviamo, dai, andiamo. Eccola. La tua famosa bubble mask. Aspetta che ti inquadro. Wow, sì, la Karen l'adora. Dopo mettiamo anche il video sotto dove lei parla di questa maschera. Io ho provato anche queste. Sì, Carine, sì. e poi questa Comode. qui anche, no? Sì, la crema mani. Buona, molto Sì. buona questa qua. Il regalo di compleanno più che gradito. Ciao! Ciao Eccoci qui, oggi siamo con Marina Marina! del canale Rasumashka Beauty, che ormai mi sentite nominare Oh, ma ogni che singolo onore, video. grazie, Finalmente grazie tesoro! ci siamo incontrate qui, siamo a Modena. A Modena, sì? Ci troviamo Proprio davanti alla facoltà di economia, è gigante, enorme. Chi è di queste parti, Emiliano, lo sa. Una Sì. città molto bella. Ti è piaciuta Modena? Abbiamo fatto un bel Sì, giretto una insieme. bella cittadina. Mi piace tantissimo, sì. E poi è un piacere poterti Conoscere me, incontrare che bello! finalmente dopo Ma tu tanti quanto è mesi. alta? No, beh, cioè io l'ho vista, ho detto, beh, a parte bella, bellissima, come nel video, come la vedete. Anche lei, come nel video. Ma alta, io sono, cioè, ho anche Vabbè, le dai, All-Star, sono non è anche, vero. sì, no, non è vero, no. Oh no, dai, la testa No, no, è giusta. alta, è alta. E Giusto, che è una giusto. bella cosa, perché anch'io vorrei essere più alta. Vabbè, dai. Dove siamo state oggi, allora? Abbiamo fatto giro da Sephora, giro da Giriamoci, così Pinalli. si vede anche altre. Vediamo. Sì, vediamo dove siamo qui. Sì, qua è un. Ecco. Sì, C'è dove lo siamo? stadio dietro, infatti ci sono anche tutti. Sì.
le lampade, stavo dicendo, le luci dello stadio. Siamo stati da Pinalli, poi dove siamo state? Da Pinalli, dove non ci hanno fatte filmare. Volevamo filmare, farvi vedere cosa c'era, perché c'era un Mulac, novità per capelli. Quindi credo che Karen sicuramente inserirà qualche fotina, eh? Sì, sicuramente. E Linci, perché Linci è molto buono, siamo sorprese. Sì, sì. E poi siamo state in libreria, abbiamo fatto un giro, che è una delle nostre passioni in comune. È vero, a parte sì, make-up e beauty, make-up sì. Insieme, make-up! Sì, sì, ci fa spendere anche quello, soprattutto a me, perché lei no, ormai con l'applicazione. Sì. Sono più con la mia applicazione MLOL sul cellulare, sono più... Sì, sì. Almeno su quello risparmio, perché dopo compro il make-up, capito? Sì, risparmio sì. Sui libri, vabbè, lasciamo stare. Niente, si sta morendo di caldo. Sì, c'è molto caldo. Adesso io stavo cercando di... stavo cercando qua nei bar l'erbazzone per far provare a Karen e a suo marito. Perché, non lo so, cioè l'erbazzone è il cuore di Reggio. So che a Modena non so se si trova e dove si trova, quindi... Vedremo, vedremo. Andiamo a vedere nei bar se lo trovo. Sì. Chi conosce l'erbazzone... sa che buono. E poi vi farò vedere anche quello che mi ha portato, qualcosina di molto sfizioso. Oh, che è aperto, dai, spero che le piaccia. Sì, sì, già ho visto che ci sono dei prodottini super interessanti. Bene. Sì. Sono contenta. Vedremo, vedremo. E poi vedrete anche gli altri prodottini e il vlog sul suo canale. Ah, certo. Bene, ragazzi. Un bacione. Tramite la mascherina, ma ci siamo, sì. Tanto felici di conoscerci. Ciao! Bene, rieccoci qui. Allora, purtroppo nei video ovviamente dovevamo tenere la mascherina perché eravamo in posti al chiuso e quindi mi dispiace che non abbiate potuto vedere la nostra bellissima faccia. E comunque, adesso passiamo velocemente ai prodotti che mi ha portato. Intanto mi ha portato un pacchettino così e vi faccio vedere cosa c'è all'interno. Allora, mi ha portato un campioncino della crema anticellulite di Alchemilla, vi metterò la foto, che era una crema che volevo provare assolutamente, quella 90-60-90, ed è stata super gentile, ve la faccio vedere all'interno. Considerate che io ho aspettato di fare questo video prima di provare questi prodotti, non vi dico la mia curiosità dove è arrivata. Quindi questa qui era la crema di Alchemilla. Poi abbiamo un prodotto di Neve Cosmetics, guardate che carina, mi ha scritto tutti i bigliettini dove ci ha spiegato quello che è il prodotto e le sue impressioni, quindi è stato super super gentile. Allora, questo primer l'ho adorato e non ha il profumo, Hiram insegna, quindi è il primer di Neve Cosmetics, che sarebbe quello mattificante. Vediamo se riesco a farvelo vedere senza combinare guai. Sarebbe questo qui, Bio Primer. Speriamo bene, sono super curiosa di provarlo, perché lo sapete che io magari non sono troppo... pro primer, perché il primer di solito mi fa un effetto, non lo so, un brutto effetto sul viso, mi fa spuntare i brufoli e non mi fa aderire bene il fondotinta alla pelle. Però ritengo molte speranze in questo prodotto. Altro prodotto top della nostra Marina è questo qui, che sarebbe... ve lo faccio vedere, balsamo senza risciacquo di Bioficina Toscana, questo qui. Anche questo prodotto non vedevo l'ora di provarlo, ed è un balsamo senza risciacquo con estratti di frutta ricchi di zuccheri, alfa idrossiacidi e vitamina C, quindi sono super 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 curiosa di utilizzarlo. Nei prossimi giorni sicuramente lo utilizzerò. Al momento sto utilizzando un prodotto che mi sta piacendo un sacco, magari ve lo farò vedere nei prossimi video, anzi sicuramente, perché è un prodotto davvero top. La nostra Marina ha pensato anche di farmi provare un altro prodottino super top della sua collezione, ovvero Benecos Natural Beauty Natural Powder Blush. Sarebbe uno dei blush preferiti di Marina, questo qui, con questo colore pescato ma non troppo, e mi ha scritto è un mio must have, infatti lo sapevo, l'avevo visto nel video. Vediamo se bio va bene anche per truccarsi, vediamo, perché sinceramente non ho mai provato dei prodotti bio per truccarmi, sono super curiosa.
Poi proseguiamo, abbiamo una mini taglia del Climax di NARS. Questo qui è il mascara di NARS, super famoso, che avevo sentito nominare da qualcuno. Dovrebbe dare un volume super estremo e massimizzante. Vediamo un po', vi faccio vedere la confezione, ma sicuramente qualcuno di voi già l'avrà visto. È una confezione super carina secondo me, perché ha queste righe, non lo so, nel pack. Sono super curiosa di provarlo. Per adesso sto finendo il mio pupa. Il pupa, sì, il pupa mascara. Magari dopo proverò assolutamente questo. Poi abbiamo una maschera che è la Centella Redness di Benton. Questa è una maschera che mi incuriosiva parecchio, perché dice Marina che riduce proprio il rossore. Qui c'è una fantastica immagine con un brufolino che spunta. Io adoro i pack di Benton. Sono super curiosa di provarla. Questa qua però, nel momento in cui magari ho qualche rossore e voglio che sparisca all'istante. Poi subito dopo abbiamo questo qui, che è il Brightening Eye Cream di Sephora. È un contorno occhi, questo qui. E lei mi ha scritto che ne parlano tutte bene, ma lei si fida di me, grazie per la fiducia, anch'io mi fido molto di te. Non lo so, veramente non l'avevo mai provato, non l'avevo mai sentito nominare. È all'acido ialuronico e 97% di ingredienti di origine naturale. Staremo a vedere, sono molto curiosa, anche se adesso sto provando il Benton, che mi sta piacendo, quindi vorrei terminare prima quello, prima di iniziare questo, aprirlo e basta. Poi la nostra Marina mi ha portato un campioncino della famosissima maschera, che sarebbe la maschera Clear Improvement di Origins, di cui parla. Vi metto anche il video dove parla e metto a confronto questa maschera, ve lo metto qui nelle schede, perché ne parla molto bene, anche delle caratteristiche. Lei sicuramente è più ferrata di me per quanto riguarda questa maschera. Non vedo l'ora di provarla, ti farò sapere. Poi abbiamo un prodotto che è, diciamo, uno swap, perché noi non ci siamo scambiate solo prodotti nuovi, ma ci siamo scambiate anche dei prodotti che magari per noi non andavano tanto bene e che pensavamo fossero dei prodotti ideali per l'altra. E questo qui è uno di quelli, sarebbe il Metal Glam Eyeshadow di Essence. Questa è la confezione, questa, e sarebbe un bellissimo ombretto metallizzato di Essence, che è sul grigio blu, è un bel colore. Sicuramente lo potrò utilizzare magari come top coat su qualche trucco, quindi vediamo, ti farò sapere. Poi abbiamo un campioncino Prep and Prime Eyes di MAC, di cui parla molto bene, vi metterò la foto. È sicuramente un prodotto da provare, sicuramente lo proverò, e lo so già che con questi campioncini tu mi farai spendere un sacco di soldi, perché lo so che è così, Marina mi fa spendere davvero tantissimo, mi fa diventare poverella. Abbiamo un altro campioncino, fondotinta Guerlain L'Essentiel, sempre in campioncino, super curiosa di provarlo, lei ne parla bene. Dovrebbe essere un fondotinta non molto coprente, ma comunque che illumina l'incarnato e lo rende un po' più bello alla vista. Staremo a vedere. Un altro swap, che sarebbe il Rubenesque Pro Longwear Paint Pot, che a quanto ho capito dovrebbe essere una sorta, è della MAC, dovrebbe essere una sorta di ombretto liquido, qualcosa del genere. Sembra cremoso l'interno, vedremo un po', non lo so se lo conoscete, se magari lo conoscete fatemi sapere, lo faccio vedere, fatemelo sapere, perché di preciso non so quali sono gli utilizzi, magari lo andrò a cercare, però fatemelo sapere lo stesso nei commenti. Poi abbiamo il Tattoo Liner, che sarebbe l'eyeliner di Kat Von D, che adesso sarebbe KVD, cioè
vegan beauty, qualcosa del genere. Poi abbiamo un altro swap che sarebbe il lip tint di H&M, questo colore super shocking, rosa shocking. E poi abbiamo una bustina con i campioncini, campioncini che sono tantissimi, tantissimi. Ve li vado ad elencare e non ve li faccio vedere tutti perché comunque sono dei prodotti che forse conoscete, forse no, però comunque. Allora abbiamo Snail Bee Ultimate Serum di Benton. Poi abbiamo due campioncini di Davins, che dovrebbe essere una sorta di brand per capelli. All in One Milk, che sarebbe Multi Benefit Beauty Treatment, trattamento universale di bellezza con olio di Rucò. Questo qui sarà un trattamento per capelli sicuramente. Poi abbiamo maschera viso senza risciacquo, dermopurificante notte senza risciacquo. Sì, quindi è tipo quelle che devi mettere sul viso, la lasci agire tutta la notte e poi magari l'indomani la risciacqui. Poi abbiamo Urbana Lift Fluid Foundation Bio High Performance, quindi è un fondotinta di Liquid Flora, questo qui, Glow Effect, vediamo. Poi abbiamo un campioncino maschera viso anti-pollution di Pura Vida Bio, un'altra maschera bio, queste mascherine le farò prossimamente. Poi vi ha portato un campioncino dello shampoo girasole e arancio dolce di La Saponaria, questo qui. Questo è uno degli shampoo che voglio provare assolutamente. Poi latte struccante Melissa senza risciacquo di La Saponaria. Poi abbiamo O Sole Mio Beach Cream, crema acconciante, piega istantanea senza phon. Super curiosa di provarlo. Poi Color Love, balsamo capelli biondo freddo, Alk Hair, sarebbe dell'Alchemilla. E poi abbiamo la lozione di Sosul, in questo piccolissimo contenitore. Oltre a questo, quando siamo andate da Sephora, Marina mi ha regalato dei patch occhi. Mi ha regalato questi qui alla caffeina di Sephora e quello al watermelon, quindi al melone, all'anguria anzi. Sono questi qui. Vi farò sapere come mi sono trovata anche con questi patch occhi. Spero super bene perché mi interessano tantissimo. E abbiamo visto anche tantissime cose interessanti da Sephora che magari vi farà vedere lei sul video, perché il video su questa cosa interessante l'ha fatto lei. E niente ragazzi e ragazzi, io vi ricordo di andare a vedere il video di Marina, ve lo lascio nel link dell'info box. E niente, io ringrazio Marina, grazie tesoro di essere stata con me, di avermi regalato il tuo tempo, è stato veramente prezioso questo incontro e sono stata davvero felice di incontrarti, davvero una felicità che non provavo da tanto tempo nell'incontrare una persona e veramente mi sono goduta ogni singolo istante e ripeto, se non ci sono state delle foto è proprio perché ci siamo godute il momento fino alla fine. Ti ringrazio davvero tantissimo ancora, ringrazio quelli che sono arrivati fino ad adesso nel video e vi mando un grosso bacio, ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao!